di tempo che ho iniziato a imparare cose su YouTube, però mi sembrava anche il momento di farvi vedere una cosa che so fare da sempre, che non ho mai dovuto veramente imparare perché è intrinseca nelle mie origini, nel mio sangue. Oggi andremo a fare la vera ricetta della carbonara. Contando un piccolo problemino, il fatto che non stiamo a Roma, stiamo a Milano, io faccio la spesa alla e le possibilità di materia prima sono limitate, ma noi facciamo finta di niente, anzi andiamo! Ciao! Sono uscita in cioce. Grazie, ora possiamo andare a fare la spesa. Grazie. Sono fiera di questo momento. Mi piace stare al centro dell'attenzione. Grazie, ora puoi interrompere. Grazie. Com'è stato? Comunque ti dirò, bello cucinare, però eviterei molto volentieri di andare a fare la spesa e perdere tempo sotto 45 gradi all'ombra. Ma guarda che puoi farlo! Posso farlo? Eh sì, cara Totta, ormai ogni cosa è smart. Perché dovresti perdere tempo in fila al supermercato, soprattutto ora che sei in sessione? Non ho manco il tempo per studiare. Dovrei dare gli esami e non fare la spesa. Ed è qui che entra in gioco HelloFresh, un servizio in abbonamento settimanale che ti rende pranzi e cene molto più semplici e veloci. In poche parole, tu scegli le ricette e HelloFresh ti manda a casa una box piena degli ingredienti nelle giuste dosi che ti servono per le tue preparazioni preferite. Puoi scegliere settimanalmente tra le 12 nuove proposte di ricette che il sito ti offre, riducendo così al minimo il tempo necessario per preparare pranzi e cene, mantenendo però sempre a mente la salute. Infatti tutti i prodotti utilizzati sono accuratamente scelti da HelloFresh e reperiti esclusivamente da fornitori italiani e locali. A me ha veramente salvato in questo periodo, tra sessione universitaria, caldo atroce delle ultime settimane, la mia voglia di uscire era pari a zero ed HelloFresh mi ha aiutato proprio in questo, perché quando avevo voglia di cucinare mi bastava aprire il frigo ed avevo già tutti gli ingredienti pronti e dovevo solo mettermi all'opera effettivamente, che per me è una grande cosa perché ho poca voglia di uscire di casa. In sessione col caldo scende a picco. Se volete provarlo anche voi, vi basterà inserire in fase di acquisto il mio codice HelloTotta per avere fino a 65 euro di sconto sui primi 3 ordini, sulle prime 3 box. Vi lascio il link qua sotto in descrizione. Ora torniamo a fare la carbonara. Ringrazio ancora una volta HelloFresh per essere lo sponsor del video di oggi. Tra l'altro, una roba di HelloFresh che non so se la Totta del passato vi ha detto precedentemente, puoi scegliere la tua dieta in base a varie macro categorie, quindi volendo puoi fare una dieta vegetariana. Quindi nel caso vi piacessero questi video in cucina e volessimo portare un episodio tipo divento vegetariana barra vegana per una settimana, due settimane, un mese, magari di nuovo in collaborazione con i ragazzi dello Fresh, fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Detto questo, andiamo ad unboxare la spesa, perché è una cosa troppo figa, veramente. Quando vi ho detto che essendo una studentessa fuori sede mi devo accontentare, intendevo quello che state per vedere nell'unboxing di oggi. Perché infatti il guanciale che andrò ad utilizzare non è il guanciale fresco che chiedi al bancone e ti tagli tu poi a casa con calma, no. È il guanciale tagliette della Citterio, che vi dirò, le uova rigorosamente pasta gialla perché so più belle. Non so se hanno un sapore diverso, però danno un colore diverso alla carbonara e questo mi basta per essere un motivo per cui acquistare. Poi abbiamo bisogno della parte formaggio, della parte... No, scusate, ora che l'ho chiamato formaggio avrò almeno 20 persone indignate sotto nei commenti. Il gran mix al pecorino, quello che vi salverà la vita da fuorisede, perché nessuno mai nella vita, nessuno studente fuorisede mai si comprerà una forma di pecorino. Mai, è proprio una legge scritta. Quindi vi prendete il gran mix, è buono, sa de pecorino, lo potete mettere in una carbonara, così siamo tutti felici e contenti e andiamo contro la tradizione di quel poco che non intacca la ricetta. Mentre la pasta, che per quanto mi riguarda è la cosa fondamentale in tutto questo, rummo, un'ottima pasta, raga, veramente, soprattutto rigatoni.
rigatoni o mezze maniche rigate, chiamate anche bombolotti. Io non ho rispetto verso chi usa la pasta lunga nella carbonara. E qua apro un dibattito che durerà altri 20.000 anni. Detto questo, cosa ci serve ora? Mettere una pentola piena d'acqua a bollire per la pasta, che ci mette 14 minuti, mortacci sua. Visto che il gas costa, gentilmente andiamo ad anteporre il coperchio sopra, così fa prima. Nel mentre andiamo a prendere una padella. Questa sarà la nostra padella di oggi. Qui andremo a cucinare il guanciale. La padella deve essere fredda. Perché? Lo dico perché ho qualche nozione culinaria sul perché si fa a padella fredda? No. Mi hanno sempre detto di farlo a padella fredda e io lo faccio a padella fredda. Padella fredda e fuoco basso. Queste sono le informazioni che mi sono state date alla nascita. Proprio mi hanno fatto nascere e mi hanno detto tutti chiami Carlotta e il guanciale per la carbonara si cuoce con padella fredda a fuoco basso. Se qualche cuoco qua sotto nei commenti mi vuole far sapere se è giusto quello che sto facendo o un'assoluta minchiata. E soprattutto ragazzi, importantissimo, non mangiatevi mai il guanciale prima di cucinarlo. Perché sennò il karma vi giustizierà facendovene cadere un pezzo per terra. Ed è una delle cose peggiori che il karma può fare nei vostri confronti. E ora mentre l'acqua è sul fuoco e il guanciale sta lì a fare le cose sue, dobbiamo andare a fare un'altra parte importantissima. Ovvero la carbocrema. Quella che poi andrà a dare tutto il gusto della carbonara. Quella su cui poi milioni di entità litigano dalla mattina alla sera. E le entità sono i romani e persone a caso su TikTok, ovviamente. Come dice Bruno Barbieri, bisogna avere ordine in cucina. E per me l'ordine significa solo spostare le cose dall'altra parte che è fuori dall'inquadratura. Quante uova ci servono? Voi lo sapete da casa? Ecco, anche per questa la risposta varia effettivamente, perché alcuni dicono un uovo intero a testa, alcuni dicono due tuorli, alcuni tre tuorli, altri vogliono morire giovani, evidentemente, perché se metti tre tuorli a testa nella carbonara vuoi morire giovane. Felice ma giovane. Spaccare un uovo. Ah, non vi ho detto per me quant'è la dose giusta. Allora, vi dirò. Io vado sincera a sentimento. Di solito faccio un tuorlo a testa e poi aggiungo qualche tuorlo a sentimento se siamo in tanti, però in questo momento la sto facendo per due persone e voi mi direte, ma scusa, fai la pasta per due persone e butti 180 grammi di guanciale? Fatti i cazzi tuoi. Quindi per ora andrò a mettere tre tuorli, ma giusto per compensare il quantitativo immondo di guanciale che ho deciso di utilizzare oggi. Piccolo fun fact di quando sto registrando questo video, oggi il dollaro ha raggiunto lo stesso valore dell'euro, o meglio dovremmo dire che l'euro ha raggiunto lo stesso valore del dollaro visto che è sceso a picco. Ora andiamo a prendere il nostro gran mix al pecorino, perché questa carbocrema deve essere una crema, questa al momento è una carbo liquida. Vabbè, dovete mettere un botto di pecorino, ma tipo proprio una fracca di pecorino, raga, cioè pecorino, parmigiano, grana, quel cazzo che ci volete mettere veramente non mi importa. Io apprezzo la carbonara e amo la carbonara, non sono una di quelle puriste della carbonara che la carbonara o si fa così o sei una merda, nel senso per me finché c'è la pasta, finché c'è il guanciale, finché c'è l'uovo, finché c'è un qualche tipo di parmigiano, vedi. A me mi può andare bene pure con la pancetta la carbonara, cioè secondo me ci stiamo facendo troppe pare, cioè ci sono le guerre in corso, è veramente questo il problema? Il guanciale o la pancetta? Allora, indubbiamente col guanciale esce più buona, ma pure perché ti senti più romano tu mentre la cucini. Ecco, le cose che non sopporto sono tipo la carbonara di Gordon Ramsay che ci mette i piselli e il prosciutto cotto, cioè quella non è una carbonara, mo. Cioè, te voglio bene, puoi essere chef stellato di sto cazzo, però non è una carbonara, frate, ma c'è poco da fa. La carbocrema ha raggiunto più o meno questa consistenza qui e direi che per ora ci va bene, perché poi andremo ad allungarla con un pochino di olietto grassetto sciolto del guanciale e ci mettiamo anche un po' di pepe. Utilizzerò solo per oggi il portafrutta per misurare il quantitativo di pasta. Vi chiederete perché? Serve per la ricetta? No, assolutamente no. È sporco? Un pochino, però ho già usato una ciotola. Posso usare troppe cose, poi so io che pulisco, non siete voi, quindi mi sembra anche il caso che scelgo io cosa utilizzare. Facciamo un 100 grammi a testa. Ci sono 102 a testa in questo momento. Vanno bene lo stesso?
Non pensi essere troppo... Ok, perfetto. Alexa, imposta un timer di 12 minuti. 12 minuti, a partire da ora. Dai, nel mentre posso aggiornarvi sullo stato di avanzamento del guanciale. Si vede? Non so se si è visto. Posso spadellarvi un po' il guanciale nel mentre. Sono brava a spadellare le cose. L'importante è divertirsi nella cucina, come un po' in tutto. Sai cosa succede se butti l'acqua sull'olio? Bari esplode. Ogni volta che butti l'acqua sull'olio, sul grasso, Bari esplode. Ogni volta. Ormai è a quota 3. Aggiungerò del pecorino. Vai, mentre ho detto questa frase lo so che stai scrivendo. Oh, aggiungerò del pecorino, ma quello non è pecorino. I tuoi genitori non sono i tuoi veri genitori. Ma non mi sembra che te lo sto dicendo. Ah! Shaky shaky! Guarda, vuoi vedere Bari esplodere? Bari in questo momento è esplosa. Tu lo sai fare questo? No? Sei una palita di merda. Cotto e mangiato. Cotto e salmonellato. Ora prenderemo questo gentil succo e lo andremo a versare nella nostra carbocrema. Oh, soave. Oserei dire suavecito. Parabacco. Parabacco. Ma perché devi sapere che sta cosa è buona fraci, cazzi? Cioè, sta cosa è proprio buona. Ora io andrò a compiere questa azione. Al tuo timer da 12 minuti rimangono 5 minuti e 20 secondi. Figa, ancora? Sai qual è l'organo più esteso del corpo umano? No. Non lo sai veramente? No. La pelle. Non lo so, sai, forse è tutta una cazzata. Alexa! Qual è l'organo più esteso del corpo umano? La pelle è l'organo più grande del corpo umano. Ok, ora andiamo a togliere il grasso da qui che... Ah, magari lo faccio sul lavandino, se no la vedo grigia qua la situa. Voi non l'avete vista, ma Bari è decisamente esplosa. Ora andiamo a scolare la pasta con le altre nostre due presine, perché abbiamo una presina diversa per tutto. Abbiamo perso un soldato, ma noi lo riaggiungiamo e facciamo finta di niente. Mettiamo la pasta qua, che si raffredda, perché al momento la pasta ha tipo la temperatura di della lava. E se ci mettiamo l'uovo, praticamente si cuoce l'uovo, cosa che noi non vogliamo. Noi non vogliamo assolutamente che si cuocia l'uovo. Quindi andiamo ad aggiungere guancialo, un pochino di pepe, direi che ci sta una crema, veramente. Una carbocrema ci sta. Ok. Gli abbiamo fatto prendere un po' d'aria, gli stiamo facendo prendere un po' d'aria a questa pastina. Andiamo a compiere l'atto infausto di aggiungere. Di una cattiveria inaudita, veramente. Non ho messo da parte l'acqua della pasta, questo mi rende leggermente stupida. Perché con l'acqua della pasta noi avremmo potuto fare più cremina. Però noi per ora iniziamo l'atto del girare come se non ci fosse un domani. Ed aggiungiamo un po' di olietto. Abbiamo così tanto olio che possiamo utilizzarlo come se fosse l'acqua della pasta. Questo non so se è una cosa buona per il nostro fegato, in realtà lo so, non è una cosa buona per il nostro fegato, ma noi facciamo finta di niente. Vado a prendere i piatti. Facciamo un piatto solo per l'amore del video, perché io, ragazzi, sto a crepare di fame, sinceramente vi dirò. Buono il video della carbonara, buono tutto, però qua si deve pure mangiare. Se fossi stata una grande chef avrei effettivamente lasciato del guanciale da parte, l'avrei triturato, sminuzzato e messo sopra, ma non sono una grande chef, quindi posso dire di aver fatto ufficialmente la carbonara. Sono fiera di questa carbonara. Ok, dai, poi farò le foto per la copertina. Ciao!